Aurelio Rota, organizzatore e producer di circo contemporaneo e di eventi anche multidisciplinari. Ecco, diciamo che a me del circo in generale e dello spettacolo mi piace la capacità di affascinare, di creare meraviglia, ecco, questo mi piace soprattutto. Gli esordi della mia carriera risalgono a ere geologiche fa. Inizio come operatore culturale, occupandomi di progetti sul territorio dove abito, che è la provincia di Belluno, nelle Dolomiti, eventi multidisciplinari che poi per le casualità della vita si sono convogliati verso il circo contemporaneo, scoprendo dapprima il Cirque Bidon, che era un circo che viaggiava, che viaggia ancora con i carrozzoni trainati dai cavalli, quindi un circo molto poetico, e poi dopo aver organizzato una loro tournée, diciamo, ho prodotto delle cose anche in proprio, sperimentando con artisti ad esempio della Mongolia. Attualmente diciamo che sto chiudendo una collaborazione con la compagnia Circo Il Grito, che è probabilmente la più prestigiosa compagnia di circo contemporaneo italiana. Dirigo un festival in un bellissimo castello nel lago di Garda, che è la rocca di Lonato del Garda, il Lonato in Festival, che è di circo contemporaneo ma anche di culture del mondo, perché mi piace sempre appunto la multidisciplinarità, perché arricchisce il circo e il circo arricchisce le altre arti e arricchisce anche il pubblico. Dal 2017 mi sono adoperato assieme ad altri artisti a creare la Federazione del Circo Contemporaneo in Chapiteau in Italia. È una federazione che raccoglie 12 circhi contemporanei, che sono praticamente quasi tutti quelli che possiedono uno chapiteau e che quindi lavorano prevalentemente con le dinamiche del circo tradizionale, la tournée, il giro, i montaggi. Con questa federazione abbiamo creato un evento che è praticamente molto rappresentativo di quello che è lo spirito del Forum Nuovi Circhi, che si chiama Città di Circo e che è stato fatto fino ad ora a Bologna, e praticamente vede l'allestimento di una cittadella con 5 tende e la presenza di circa 90 artisti che gestiscono questa cittadella. Gestiscono significa che fanno spettacolo, che partecipano a attività di formazione, che seguono dei convegni su tematiche legate al circo contemporaneo e allestiscono un gala, che è praticamente uno spettacolo costruito in pochi giorni con tutti gli artisti presenti e che vede in scena una cinquantina di tra artisti di circo e musicisti per lo spettacolo finale, che è la grande festa di chiusura di Città di Circo. Ed è un evento unico in Italia, talmente unico che attira anche l'attenzione di docenti universitari, sociologi, antropologi, che sono stati invitati ai nostri convegni e con i quali stiamo per dare vita a un osservatorio accademico sul fenomeno, perché è molto particolare. È molto particolare soprattutto per il senso di comunità di queste formazioni circensi e per la macro comunità che poi si crea in occasione di Città di Circo. Città di Circo è un'iniziativa che viene fatta a offerta libera consapevole. Qui non si paga niente prima, si consuma al bar, si vedono gli spettacoli, quando si esce dallo spettacolo si fa un'offerta in base a quello che a quanto si è gradito lo spettacolo e anche in base a quello che uno ha a disposizione, insomma, quindi è molto inclusivo il nostro progetto. Nella vita per me è sempre stato importante rinnovarsi, quindi ogni tanto bisogna lasciare il percorso conosciuto e trovare altri percorsi dove trovare stimoli, dove diciamo percorrere nuove emozioni, nuove strade. Io quest'anno decado da presidente del Forum Nuovi Circhi e lascio spazio ai giovani.
dei progetti di teatro, perché come dicevo mi interessa la multidisciplinarità, sempre come produzione e organizzazione. Ho un progetto di storia del circo attraverso filmati d'epoca, musicati dal vivo, provare a scoprire sempre nuovi punti di vista su delle arti o delle forme artistiche di comunicazione col pubblico, che però sono secolari. Il superpotere è di cercare di trovare sempre un percorso nuovo per fare questo mestiere, diciamo, questo potrebbe essere il superpotere.